speciale contro tipo Vento, perché di fatto è quasi un anno esatto dalla ripartenza di MSC Voce. Cioè noi un anno fa, con un altro canale, la MSC Grandiosa, sempre che finita a Napoli, siamo ripartiti primi al mondo del settore delle voci, con gli occhi del mondo addosso, ci guardavano tutti, eravamo ancora in piena pandemia, nessuno sapeva bene cosa fossero i tamponi. E noi, devo dire, con un po' di follia, ma anche tanto aiuto da parte delle istituzioni, il 16 agosto precisamente del 2020 siamo ripartiti con una nave di MSC Grandiosa, che è venuta tutto l'inverno di martedì, era qua a Napoli. Quindi oggi arrivare dopo un anno è un momento di bilancio, poter, prima di parlare dei numeri, festeggiarlo con una nuova nave in un periodo di pandemia, per noi è successo prima. Considerate che noi in questo anno abbiamo fatto viaggiare in totale sicurezza sulle nostre navi, tantissime certezze in più, un po' di vaccini, una situazione. Però la verità è che un anno fa siamo partiti con un'unica nave il 16 agosto, in questo momento abbiamo nel Mediterraneo operative 6 navi, abbiamo una nave operativa in Nord Europa, una nave operativa in Inghilterra e proprio il 2 agosto, pochi giorni fa, siamo ripartiti anche da Miami con un'altra nave. Quindi in termini prospetti ci siamo ancora in pandemia. Di cui volevo parlarvi, prima di parlarvi e presentarvi la nave, la vera vittima della giornata, un modello per poter fare turismo in sicurezza. Cioè, noi un anno fa partimmo raccontando di questo protocollo, raccontando della bolla sociale, tutto il mondo ci guardava perché siamo stati la prima compagnia al mondo a ripartire, ma ci guardava tutta l'industria dell'ospitale, perché la verità è che noi abbiamo per una settimana, guardate che non è banale, e più abbiamo dovuto scontare, io vi parlo molto in maniera molto discorsiva. Un altro elemento che voi giornalisticamente potete valutare meglio di me: a marzo del 2020 il peggior posto al mondo in cui potevi stare era una nave, perché vi ricordate tutti la nave ferma in Giappone. Noi nel giro di relativamente pochi mesi, oggi a distanza di un anno, siamo diventati dal posto peggiore al mondo che poteva capitare, stare su una nave, al posto più sicuro al mondo, perché oggi è smarcato che il protocollo che ci ha permesso di ripartire è un protocollo che prevede che gli ospiti nelle 48 ore precedenti l'imbarco debbano fare un tampone, debbano essere negativi, poi si presentano al porto di imbarco e gli viene fatto da parte della nostra azienda un altro tampone a cui debbono essere negativi, con quelli accedono alla bolla sociale, la nave. Poi parlerò del concetto di bolla, per cui nel mondo dell'ospitale questo è un punto. Dopodiché ogni giorno a bordo della nave viene misurata a tutti la temperatura. C'è un presidio medico 24 ore su 24, 30 ore sempre. Monitoraggio quindi costante della temperatura. E al quarto giorno di crociera viene fatto un terzo tampone a tutti i bordi. In più, e secondo me questa è la parte più importante nel corso di questi mesi positività che sono scoppiate a bordo. Ma non è che sono scoppiate e non sappiamo la parte. C'è un protocollo. Un protocollo che prevede l'isolamento, un'area della nave isolata, corridoi sanitari già discussi e già organizzati con le ASL locali per lo sbarco, il tracciamento dei contatti e quindi il concetto di close contact, vedete tutti gli ospiti a bordo della nave hanno questo braccialetto che aiuta molto in questo, e poi devo dirvi che quest'anno si sono fatti ovviamente passi avanti anche sotto il profilo medico-scientifico, poi penso innanzitutto ai vaccini che 12 mesi fa non esistevano. Oggi abbiamo una parte della popolazione vaccinata. Protocollo con i membri dell'equipaggio che vengono testati su base settimanale. Il fatto, per esempio, che le escursioni possono essere fatte solo in bolla protetta, cioè mantenendo questo concetto di bolla sociale. Quindi gli ospiti che oggi stanno su questa nave sono andati in escursione, l'hanno fatto per tutto l'inverno, con bus igienizzati, con guide che prima di venire facevano il tampone, con driver che facevano il tampone e con percorsi studiati per ridurre o azzerare l'impatto con il territorio, sia per preservare il territorio sia per preservare la bolla sociale. Questo secondo me è uno dei motivi per cui all'interno dell'industria dell'ospitale, pensate agli alberghi, villaggi, pensate a qualsiasi cosa, ricostruire questa bolla è praticamente impossibile, perché voi potete avere un posto dove per accedere tutti
fanno il tampone, ma poi nel corso dei giorni e delle settimane gli stessi dipendenti che ci lavorano tornano alle loro case, tornano alle loro famiglie, quindi quella bolla non viene preservata. L'unicum della nave è che i dipendenti rimangono chiusi in questa bolla, infatti l'equipaggio non può più scendere a terra. Vengono testati, nonostante questo vengono testati settimanalmente, e questo concetto del tracciamento. Quindi quando a quarto giorno uno si sente minerale, la semente tra un anno, tra due anni, non lo sappiamo. Questo è il motivo per cui siamo ripartiti. Importantissimo per la parola ripartenza, perché l'industria, ritorno alla nave, perché voglio parlare di poco tempo, l'industria crocieristica in Italia è un'industria molto importante. Si parla sempre dell'Italia giustamente per la moda e per il tutto, ma l'industria delle crociere intesa in tutta la filiera, cioè costruzione di navi, gente che lavora a bordo delle navi, approvvigionamento delle navi. L'Italia è un'industria in costante crescita. Cioè questa industria, parlo delle crociere, non sto facendo solo spot MSC, è un'industria che negli ultimi 20 anni, nonostante gli eventi che ben conoscenti e come scriventi, è sempre cresciuto a livello mondiale. Pensate che nel 2000 al mondo meno di 13 milioni di persone avevano fatto una crociera. Nel 2019 sono stati oltre 30 milioni e tutte le maggiori compagnie di crociera hanno navi in costruzione fino al 2027. Costruire una nave significa immaginare l'utilizzo per i prossimi 30 anni, i tempi di ammortamento sono lunghi. Quindi l'idea di tutto il mercato è che questa industria, quindi il segmento crociere, continuerà ad espandersi a livello mondiale. Un'industria abbastanza flessibile alle crisi geopolitiche. In Tunisia c'è il problema, il barco, non si va più in Tunisia, un'area politica, un'area, un'economia particolarmente florida, penso al Sud America un po' di anni fa, si va in Sud America perché sono più soli, c'è l'esplosione del Paris, si posiziona in alto, c'è un vantaggio, quello dico come battuta, che il 70% del pianeta è coperto d'acqua, il nostro unico vincolo è avere l'acqua, il resto poco importa. Detto questo, due parole su questa nave ha una serie di primati. È inutile che vi dico che penso sia bellissima, lo valuterete voi con la vista nave. Questa è la nave più grande mai costruita in Italia, la Fincantieri, cioè la nave da crociera più grande mai costruita nella storia della marineria italiana. È stata costruita dai cantieri di Fincantieri a Monfalcone, costo circa 1 miliardo. Anche qua non vi voglio dare dati economici sull'impatto diretto e indiretto sull'economia italiana, ma solo questa nave costa 1 miliardo. Nave da oltre 2200 cabine, oltre 5600 ospiti. Io quando vedo una nave che ritorna in servizio penso innanzitutto alle migliaia di posti di lavoro che la nave c'è. La nave che vedete, la Preziosa, che purtroppo è ferma qua nel porto di Napoli, io affacciandomi al balcone di casa